Una buona giornata, cari amici, ben ritrovati e ben trovato soprattutto all'illustre ospite che abbiamo questa settimana sulla nostra sezione Premium, Giuliano Giannichedda. Ciao, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Come va, Giuliano? Ciao, grazie a voi per l'invito, tutto bene, grazie. Tutto bene, stai seguendo immagino gli europei perché è una fase un po' strana della stagione. Abbiamo finito, abbiamo subito ricominciato. C'è anche questo mercato aleggiante in Serie A, sono cambiate tante panchine, si cominciano ad avvertire i primi movimenti internazionali, però in questi giorni l'Europeo è preponderante, stiamo veramente sognando con questa Italia che ha fatto di tutto per farci sognare, perché il percorso di rinascita della nazionale con Mancini in questi 3 anni è stato progressivo e fantastico. Adesso, Giuliano, abbiamo forse il primo vero scoglio gigantesco, perché domani Sì, c'è il Belgio ed è uno squadrone. vabbè, è chiaro che seguiamo, ormai sono 2 anni che siamo incollati alla televisione perché il calcio non si è mai fermato. È chiaro che adesso è periodo di europei e grazie alla programmazione, perché l'Italia di Mancini, hai detto benissimo tu, viene da 3 anni di programmazione. Quanto programmi nel calcio? Poi alla fine i risultati arrivano, non arrivano perché puoi perdere una partita, però a livello di gioco, a livello di giocatori che entrano a far parte della nazionale, giocatori giovani che si mettono in mostra, ce ne sono. Per questo è tutto merito al lavoro di Mancini, ma merito a tutti quanti perché hanno programmato benissimo. Tanti di questi giocatori vengono da tutti i settori giovanili delle nostre nazionali, dal Club Italia, per cui ripeto, programmazione significa risultati. Tra l'altro Mancini è stato bravissimo perché ha dato consapevolezza ai nostri ragazzi e in campo vanno per divertirsi, vanno per vincere, perché quando c'è da soffrire, come è stato contro l'Austria, abbiamo sofferto e comunque siamo andati avanti. È chiaro che adesso arriva il Belgio che all'inizio era considerata insieme alla Francia, alla Germania che ha deluso, però una delle favorite. È chiaro che bisogna vedere se De Bruyne e Hazard ce la fanno, perché è chiaro che passa dai due campioni poi il fatto di essere più o meno favoriti, anche se nel calcio, come abbiamo visto tra Svizzera e Francia, essere Guarda, favoriti non conta nulla. mi hai già anticipato un po' di temi, adesso ci arriviamo progressivamente, però mi attacco proprio alla questione del Belgio, sicuramente una delle squadre più forti per i campioni che ha, ma a mio modo di vedere anche per il tipo di gioco che ha imposto, perché è una squadra che ha dei meccanismi di gioco quasi più da club che non da nazionale. Logicamente, con De Bruyne è una cosa, senza De Bruyne è un'altra, lo stesso discorso si può fare per Hazard. Io ho un po' di curiosità da chiederti riguardo a questa partita. Prima fra tutte, cosa cambia e quanto cambia in caso di assenza di De Bruyne, se dovesse giocare Mertens? Mertens fino adesso è stato quasi, tra virgolette, un corpo estraneo di questa nazionale, è uno di quelli che ha impattato di meno. Però è un giocatore che il calcio italiano lo conosce, che insomma magari ha anche qualche stimolo in più in una partita del genere. Allora, De Bruyne è un giocatore totale, è un giocatore che gioca da tutte le parti e gioca sempre bene da tutte le parti, perché lui parte, come sai benissimo, da attaccante esterno, con Guardiola poi l'ha rivoluzionato praticamente, fa tutti i ruoli, li fa tutti alla perfezione. Con De Bruyne, tra l'altro, è un giocatore che in fase di non possesso aiuta moltissimo la squadra, mentre con Mertens fa un po' di fatica. È corpo estraneo, hai detto benissimo tu, perché non fa propriamente il ruolo suo. Perché chiaramente con Lukaku lì davanti fare il numero 9 è impossibile, perché in questo momento Lukaku è uno dei tre attaccanti più forti del mondo, per cui sicuramente lì davanti il numero 9 per eccellenza è Lukaku. Mertens ogni volta che gioca deve andarsi a trovare lo spazio benissimo in fase di possesso, perché sappiamo delle qualità che ha nel farsi vedere, nel giocare la palla, però un po' meno in fase di non possesso. Per cui se dovesse giocare Mertens, sicuramente noi a centrocampo con il doppio play, che adesso non so se verrà anche Locatelli, però abbiamo il doppio play comunque, abbiamo un po' più di spazio. Con De Bruyne, sicuramente De Bruyne è un giocatore che appena ha la palla uno dei nostri, gli va addosso a far pressione. Per cui questa è la prima differenza. Hazard o Carrasco, sinceramente Hazard, grande tecnica, però Carrasco quando accelera fa paura. Fa paura, si infila in quegli spazi e lì ci sarà anche un discorso che riguarderà magari le scelte iniziali della nostra nazionale, perché da quella parte Thorgan Hazard che sale e sa anche essere decisivo come è stato con il Portogallo con il tiro da fuori, Carrasco che potrebbe infilarsi appunto in questi corridoi intermedi. Noi di lì abbiamo un terzino come Di Lorenzo che è un terzino che sa essere difensivo, sa dare una mano al centrale, però l'esterno alto finora è stato Berardi il titolare e io credo che sia stata una scelta molto giusta perché nelle 3 partite del girone e anche quella contro l'Austria, volendo, avevamo di fronte uno scenario
che ci imponeva di farla la partita, di giocarla. Quindi un esterno a piede invertito, di tecnica, di calcio associativo, era un ulteriore elemento di gioco. Visti gli stati di forma e viste le necessità della partita, il mio pensiero è che contro questo Belgio, contro questo tipo di situazione, Chiesa sia doppiamente utile, perché è uno che ti raddoppia o triplica in fase difensiva e poi è quello che magari su uno sbilanciamento salta all'uomo e spalanca l'orizzonte del contropiede. D'accordissimo con te, nelle prime partite Berardi ci voleva, e aggiungo una cosa a tutte le cose giustissime che hai detto, che Berardi aiuta anche, è un giocatore che fa far gol a Immobile, perché venendo dentro ha l'ultimo passaggio, mentre Chiesa è più uno da strappo, e vedendo le caratteristiche di Immobile Berardi può essere più utile. In questa partita però, dove c'è bisogno di gamba, c'è bisogno di contrastare loro, soprattutto giocando loro 3-4-3 presumibilmente, lì sulle fasce possono crearci problemi, perché hanno in teoria tre giocatori e Chiesa è uno che la fascia la sa far bene, e non solo, però quando riparte poi strappa e diventa un problema per gli avversari. Per cui bene Berardi all'inizio, questa partita però secondo me, anche per stato di forma, che forse Chiesa sta un po' meglio, è meglio, cioè poi decide Mancini, però noi vorremmo vedere tutti Chiesa. E siamo in buonissime mani se decide Mancini. Perfetto. Però sono contento che sia d'accordo con me. Dall'altra parte del campo invece potrebbe configurarsi una situazione a noi favorevole, perché loro come laterale hanno perso Castagna all'inizio e gioca Meunier, che è un giocatore pericoloso in fase offensiva, ma che ogni tanto ha qualche lacuna se deve coprire il campo alle spalle. Noi abbiamo Spinazzola da quella parte, che è stato uno dei migliori in assoluto in questo europeo, e visto che se il Belgio ha un punto debole è proprio quello dei tre centrali, che a volte non hanno spaziature, diciamo così, millimetriche, poi c'è un gran portiere dietro, però i tre centrali non sono proprio i giocatori principali della squadra. Spinazzola che sale da quella parte e Insigne che può ricevere fra le linee, organizzando poi quella situazione che tu parlavi di dare il passaggio dentro per il movimento di Immobile, potrebbe essere lì la chiave per provare a vincere la partita. Sì, perché secondo me quella è la parte più debole, tra virgolette, perché poi sono ottimi giocatori, però difesa e fascia destra, secondo me lì l'Italia può far male. Quando si diceva Belgio o Portogallo, tutti dicevano ah, Belgio è fortutto. Io preferisco il Belgio al Portogallo, perché il Portogallo, per come gioca, era una nazionale che ci poteva dare più fastidio, perché una nazionale che stava tutti lì e preferiva ripartire di partenza. Invece il Belgio è una squadra che fa la partita e noi siamo molto bravi a rubar palla e partire in velocità, e soprattutto dalla nostra sinistra alla loro destra, come hai detto bene, possiamo far male. E Spinazzola in questo momento è un altro attaccante, un attaccante aggiunto, perché un Insigne che viene dentro, lui è sempre pronto a prendere il fondo e tante volte anche a venire in mezzo per creare pericoli. Senti, invece in mezzo al campo cosa ti aspetti? Perché loro hanno una coppia secondo me molto ben congegnata, Tielemans e Witzel. Witzel è un po' da testare perché si è fatto male a gennaio, è rientrato solo alla seconda partita di questo europeo, però è un giocatore che ti caratterizza la squadra. Sono due però, noi invece ne abbiamo tre. E se non dovesse esserci De Bruyne, come diciamo prima, dovesse giocare Mertens, chi secondo te va a schermare Jorginho e chi scala a prendere il secondo play? Perché lì si possono aprire degli spazi per andare dentro. Ma abbiamo detto prima, se gioca De Bruyne siamo 3-3, perché sicuramente De Bruyne andrà su Jorginho, gli altri due faranno uno a testa. E se non gioca De Bruyne, noi lì, perché Mertens lo fa ma non lo fa benissimo, noi siamo 3-2 e lì dovremmo essere bravi, perché 3-2 l'Italia poi la rotazione la fa bene, abbiamo sempre una delle due mezzali, una volta come ha dimostrato Barella andando vicino al gol e l'altra volta Locatelli che addirittura ne ha fatti due di gol, loro si inseriscono, diventa difficile per loro, per cui secondo me, oltre alla chiave che abbiamo detto prima, fascia destra loro, sinistra nostra, in mezzo al campo secondo me si può decidere la partita, perché il 3-2 nostro con i palleggiatori che abbiamo ci potrebbe far prendere in mano il centrocampo e quindi fare la partita.